Allora, è un progetto che stiamo portando avanti sia con i ragazzi del triennio che con i ragazzi del biennio, e questo progetto mira a valorizzare il bosco che circonda la nostra scuola, che è l'Istituto Tecnico Industriale di Ostuni. Abbiamo realizzato delle presentazioni che tendono soprattutto a catalogare innanzitutto le piante che sono presenti nella macchia mediterranea circostante il nostro istituto. E successivamente questo lavoro appunto è stato fatto dai ragazzi in particolare della seconda classe del biennio, e successivamente ci sarà, il progetto proseguirà con l'installazione di alcune videocamere per appunto monitorare il nostro ambiente boschivo. Quello che vorremmo fare in futuro è di appunto valorizzare un po' di più il nostro parco, perché è una risorsa secondo me assolutamente importante e che può fornire spunti anche per eventuali ulteriori progetti che noi vorremmo fare riguardo per esempio a sistemare un po', a mettere dei nomi alle piante, a individuare dei percorsi che potremmo poi valorizzare con dei cartelli in cui sono indicate le caratteristiche delle piante, e poi un percorso anche natura nel quale per esempio il collega di educazione fisica ha detto che vorrebbe fare dei percorsi appunto naturalistici inserendoli nel contesto della sua disciplina educazione fisica. Soprattutto noi vorremmo un po' far conoscere meglio nell'ambito ostunese anche la nostra scuola, forse perché è un po' messa da parte, perché è fuori, un po' decentrata rispetto alle altre scuole, però è una scuola veramente in cui c'è tanta vitalità, i ragazzi si vogliono bene, l'abbiamo visto nei filmati, la vita scolastica scorre in maniera serena e soprattutto tra loro stanno bene e socializzano molto, appunto nell'ambito sia dell'attività didattica che quella extra scolastica. Il ragazzo per esempio è un ragazzo di seconda che ha partecipato all'assemblaggio di queste fotografie. Abbiamo scattato circa 200 foto per presentare sia la scuola e sia la macchia mediterranea che circonda la nostra scuola. I ragazzi lo hanno assemblato in una presentazione di PowerPoint, inserendo anche le musiche e tutto il resto, come si è visto. È stata una bellissima esperienza, sarebbe bello rifarla sotto altre aspettative, di altre pure ampliando per esempio il reparto faunistico degli animali, visto che ci siamo più soffermati sulla flora del nostro bosco degli Spantanelli. Sarebbe bello anche a far arrivare gente non solo per motivi di scuola industriale, ovvero farli venire anche sapendo che si trovano in una zona molto bella in cui potrebbero trovarsi molto bene, anche perché c'è un bel aspetto al di fuori della scuola. La nostra presenza oggi qui da voi è finalizzata ad una crescita da parte vostra, finalizzata ai veri valori della vita, cioè finalizzata al vostro futuro, finalizzata a quello che la parte principale di ciascuno di noi, tirar fuori in ciascuno di noi quello delle proprie potenzialità.
per mettere a frutto le proprie potenzialità bisogna che ognuno di noi si impegni. Ognuno di noi, chi sta in pensione, chi fa qualcos'altro, ognuno di noi ha un lavoro diverso che non ha niente a che fare, a me la di fuori Gianfranco Ciova, che non ha niente a che fare a quello che cerchiamo di infondervi, di sensibilizzare, di farvi riflettere. Però è il nostro dovere come cittadini, con un po' di esperienza in più di voi, aiutarvi per un futuro migliore da parte di tutti. Il futuro non deve essere solo quello che vediamo in questi giorni, nero, che vediamo delle tasse da pagare, di tante cose che dovrebbero cambiare per noi, per far migliorare il vostro futuro, la vostra presenza sul territorio, la vostra crescita. Che molti pensano siano qualcosa così di maleodorante, qualcosa come dire anche di poco gradevole, e quindi la tendenza anche dei nostri abiti, diciamo, è stata quella di purificarli o di colmarli, no? Con la paura delle zanzare, di altri tipi di pericoli. Invece in altri casi la foce di questi fiumi sotterranei si trova direttamente in mare, per cui vi sarà capitato alcune volte di farvi il bagno e di sentire i piedi ghiacciati freddi in acqua, proprio perché vi siete trovati in corrispondenza di una foce di fiume che è nel sottosuolo, dove l'acqua è più fredda, quindi sfocia in corrispondenza della fossa. Qui siamo arrivati a Torre San Leonardo, l'abbiamo vista da poco, e questo è tutto il villaggio pilone realizzato negli anni 70-80 a ridosso delle dune della macchia mediterranea. Diciamo che i nostri genitori e progenitori non hanno dato un grande esempio, no, di rispetto dell'ambiente, quindi figuriamoci adesso ci dicono che dobbiamo rispettarlo, no? Ma sono ancora loro stessi a dirlo, quando invece vediamo da quelle immagini, come dire, colate di cemento e di ville, di seconde case che rimangono chiusi il resto dell'anno, gran parte dell'anno, per essere aperte solamente un mese. Questa è la zona di Fiume Morelli, qui vedete questi stagni che si trovano dietro le dune, nel verde della vegetazione, quindi questi si chiama fiume, anche se uno dice ma io il fiume l'ho sempre disegnato con una linea blu, no? Per dire, all'interno di un campo. E invece qui vedo dei laghetti più che dei fiumi. Queste sono invece delle voci di fiumi. Questa è la duna, uno schema della duna, e a voi forse potrà sembrare un qualcosa di informe, di così, forse anche fastidiosa. Tenete presente che la presenza di questa duna è quella che salvaguardia i villaggi a monte e i coltivi, perché una volta quella zona ancora in parte è coltivata ad ortaggi. Proprio perché il terreno è molto fertile, i venti sono mitigati dalla presenza della luna e soprattutto la sabbia non avanza. Se la luna viene a mancare, speriamo di no, i terreni saranno senz'altro erosi, coperti dalla sabbia, con problemi poi di presenza di salsedine. Questo è il sistema dunale, vedete come si parte dalla vi risparmio i nomi botanici, tanto ci sarà qualcuno più avanti, ma vi rappresenta come l'azione del vento riesce a modificare e a modellare la duna stessa. In fondo abbiamo gli alberi di ginepro, qui cos'era il vento Gianfranco, e via via le specie erbacee che cominciano a fissare la duna e a proteggerla. Ecco, vedete qui come in fotografia già si vede la parte dunale coperta ormai da piante affermate di ginepro, e davanti la parte ricoperta da quelle che potete chiamare erbe, ma sono quelle che forse volte, come dire, si fanno escursioni per andare, quindi erbe selvagge, perché qui c'è una grande, grandissima biodiversità. Andiamo molto velocemente, queste sono tutte escursioni che si realizzano nell'area del parco, tantissima gente che viene a conoscere queste bellezze. E qui praticamente nella zona di Fiume Morelli abbiamo reintrodotto la pesca come si faceva 200 anni fa, delle anguille e dei cefali, vedete, con l'utilizzo delle nasse. Domenica prossima, per chi vuole venire, abbiamo le visite guidate che sono gratuite, perché la conoscenza va diffusa, è un obbligo, è un dovere, come dire, morale, etico, diffondere, come dire, la conoscenza su queste cose. Quindi chi vuole venire anche con i genitori, con gli amici, anche i docenti, i professori, vuol dire che vogliono venire nella zona di Fiume Morelli, facciamo la pesca sia alle anguille che ai cefali, con una comunità di pescatori in questa zona che è certificata da Forlì.